Ciao a tutti e benvenuti a questo inusuale video tutorial. Questa mattina stavo cercando di caricare questo video e come vedete il tempo di caricamento continua a aumentare. È veramente inaccettabile, è una follia. Quindi annullo e cercando un po' le soluzioni che possono essere utilizzate, ho trovato questo programma Handbrake che è scaricabile per diverse piattaforme. Abbiamo macOS, Windows, Ubuntu e altre che non ho esplorato. Ovviamente io avendo Windows 8 64 bit ho scaricato la mia versione. Andiamo a vedere come poter ottimizzare un video per riuscire a velocizzare la velocità di caricamento. Intendiamoci su un aspetto. Non stiamo facendo miracoli tecnologici, resta comunque un limite strutturale a quanto si può ottimizzare un video. Ovviamente stiamo comprimendo un formato che è di una certa qualità, quindi non sarà una conversione perfetta, però vedrete che i risultati sono tali da garantire comunque una buona riuscita video audio. Per riuscire a ottenere il risultato che ci interessa, si va a recuperare il file, quindi si clicca su Source, Open File, in questo caso il mio video è questo. Il programma lo carica. Adesso vediamo quali opzioni vanno spuntate per ottenere una buona compressione senza una grande perdita di qualità. Si setta la destinazione finale, ovviamente, lui suggerirà un titolo che per adesso manteniamo. La voce più importante da spuntare è Web Optimized, va spuntata in questo modo. La seconda opzione assolutamente importante da operare è andare sulla scheda audio sotto gli output settings e settare MP3 a bitrate 128. I miei video erano nativamente a 160, però 160 è troppo alto. Con 128 riusciamo a comprimere la dimensione del file senza perdere troppa qualità audio. Poi sulle opzioni video lasciamo il video codec H264 che è quello nativo, togliamo la spunta a constant quality e si va in average bitrate. Adesso per uno screencast basta una average bitrate di 500-600. Se vogliamo convertire un filmato o un videolog o qualcosa del genere, possiamo mantenere tranquillamente 700-800 e lasciamo quindi 800. Poi importante spuntare two pass encoding. Poi sotto la voce optimize video spuntare la voce use advanced tab instead, si spunta e quindi passiamo al tile, alla scheda advanced, dove inseriremo sotto soltanto la voce encoding reference frames 4 e mi maximum bframes sempre 4. A questo punto la conversione è pronta, c'è poco altro da settare, per cui si preme su start e dopo circa 15-20 minuti a seconda della dimensione del file abbiamo ottenuto il nostro risultato. Che detto in soldoni, abbiamo il mio file che avevo già preparato, libreria zip. Libreria zip è di 160 MB, laddove il mio originale, la mia libreria .mp4, era di 926 MB. Quindi abbiamo ridotto il file di circa il 70% e quindi ovviamente parimenti abbiamo diminuito la velocità di caricamento del 70%. Ma se non siete sicuri della qualità che abbiamo ottenuto con questa conversione, devo dire che comunque il file convertito ha una buona qualità, quindi questa può essere un'ottima soluzione di compromesso per chi ha una connessione lenta come la mia. Sto parlando di una velocità di upload di circa 0.4. È ovvio che questa è una soluzione che non è necessaria per chi ha una connessione molto veloce, che non ha bisogno di questa conversione, né per chi vuole caricare filmati in Full HD con la qualità originale, che ovviamente andrebbe persa, ma è una soluzione che suggerisco soltanto a chi ha connessioni lente e vuole caricare soltanto video tutorial piuttosto che vlog, qualcosa che non richieda una grande qualità. Quindi non sto parlando di cortometraggi o
filmati in Full HD che devono mantenere un'alta qualità, per cui comunque non suggerirei il caricamento su YouTube, che comunque già nella sua conversione diminuisce questa qualità, ma sicuramente suggerirei Vimeo. Quindi questo tutorial è rivolto più che altro a chi vuole velocizzare le filmati della tipologia che ho suggerito. Ringrazio tutti, non penso che farò altri tutorial, almeno che non esca qualcosa di particolare. Questo era soltanto ad uso delle persone che, come me, hanno necessità di caricare i video in tempi veloci senza perdere grande qualità. Grazie a tutti e al prossimo video.